sta studiando e tutte le persone che stanno lavorando per creare questa serata già da domani mattina, parte da già da giorni, ma domani mattina saranno alle 9 all'opera per installare un po' la scenografia e tutto quello che serve per accogliere 1.000 persone, perché i biglietti sono praticamente finiti, in modo da fargli godere queste paio d'ore alla grande, con un unico pensiero che poi è la beneficenza per Chiara. Quindi ricordiamo, 4 maggio 2017, ore 21 al Teatro Orione in via Tortona 7, spettacolo per Chiara Insidioso, spettacolo di beneficenza. 26 maggio 2013, la notte più lunga. Bene, Andrea, noi ci vediamo quindi giovedì e poi ci ritroveremo al Nido delle Aquile lunedì prossimo. Va benissimo, buonanotte a tutti e Ok, forza Lazio. buonanotte Andrea, buonanotte, Andrea. ciao. Ciao ciao. Eccoci rientrati alle 23:15 minuti del 1 maggio 2017, qui dagli studi di Radio Roma Futura, in via della Rustica. Trasmettiamo Nido delle Aquile in conduzione Alberto Alquadi, Antonio Pilato e Marco Misseri. Abbiamo avuto un bel collegamento telefonico con Andrea Sberna. Salutiamo con un grossissimo abbraccio il nostro Gianfranco Desideri, il pilastro del Nido delle Aquile, che questa sera non ha potuto essere qui in trasmissione con noi. Però comunque la sfortuna di quest'anno di andare in onda sempre con date così particolari, da scorso era il 25
sempre di festività. Il primo maggio è una festività, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, perché poi la giornata di ieri lo pretende. Noi laziali dobbiamo incensare una giornata bellissima ed emozionante come ieri. Poi io, quando ci stanno queste giornate, concludo sempre con la canzone di Aldo Donati, Quanto è bello essere laziale, perché lì poi ci accorgiamo veramente da quelle parole, è come se proprio ti rilassa, perché ti fa capire che è veramente una cosa troppo bella essere laziali. E come amo dire spesso io, a me la cosa che mi piace più di tutti è che comunque noi siamo dalla riva buona del Tevere, la riva giusta del Tevere, quindi tutto il resto poi scivola via. Bene ragazzi, è difficile voltare pagina dopo la partita di ieri, però io se ne parla per parecchio questo derby ancora. Hai ragione pure tu, e lo so, per la prossima rivincita, non lo so quando ci sarà. Non lo so, bisogna inventarsene un'altra. Rivincita. Tempo, come si direbbe in spagnolo, di disfruttare, quindi di godersi un po' questa gioia, perché lo dicevamo prima, era da anni che la Lazio non vinceva un derby così in scioltezza, che magari sì, se non fosse stato per alcuni episodi poteva anche essere più largo nel punteggio, però bisogna prendersi quello che appunto il campo ci ha dato, e per fortuna ieri con tanto merito ci ha dato una grande soddisfazione. Però penso che questa carica debba essere usata per concludere poi al meglio questa stagione, certificare la qualificazione alla prossima Europa League già nella prossima giornata, quindi quando all'Olimpico arriverà la Sampdoria. E con una vittoria la Lazio sarebbe sicura di accedere all'Europa League, e con una conseguente non vittoria del Milan addirittura dell'accesso diretto, e questo penso sia un passo importante per... quindi tocca sperare che Roma pareggi, ovviamente. Mica è una speranza, speriamo se anche perché, ritornando un attimo al derby, prima qui stiamo a parlare da soli, perché io sono due giorni che parlo da solo su Facebook e non mi risponde nessuno. La trasmissione era questa, nessuno ha scritto se avete trovato qualche vostro amico sorcio in giro, perché sono spariti tutti. Ma guarda che era da tanto che non si vinceva un derby in questa maniera. Io li ho visti nettamente in difficoltà, perché sai, lo spunto lo trovi sempre su cosa pigliarti. Stavolta penso che non ci sono spunti. No, assolutamente. E come giustamente arriva dal messaggio di Alessandro, li abbiamo annientati. Ha ragione il buon Ale, quindi campo era perfetto, l'erba era perfetta, non pioveva, c'era l'arbitro, hanno portato loro i palloni, no, pure, no, non so. L'orario. Forse orario, l'ora di pranzo. Gli è rimasto indigesto, sì, quello è vero. Probabilmente il troppo sole. È troppo sole. Però qualche fattore ambientale lo si può sempre trovare. Sì. Assolutamente sì. Asfaltati. Sì, assolutamente. Bene, però purtroppo noi non vorremmo mai voltare pagina, ma il tempo è tiranno purtroppo, quindi il derby purtroppo è già alle spalle. E che se ne dica, noi abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, a differenza di tanti altri. Beh, no, direi che è un obiettivo importantissimo. Molto, molto importante, perché, ripeto, secondo me va al di là di una Coppa Italia, che per quanto è il terzo trofeo, ma io nel caso dare un significato veramente ampio, per come eravamo partiti, per chi abbiamo eliminato, come ho detto prima, lungo il percorso di questa Coppa Italia, e poi per tornare finalmente a vincere, perché al di là di quanto può essere comunque bello comunque questa soddisfazione che abbiamo ottenuto nelle stracittadine, perché poi le ultime tre giocate in 61 giorni ci hanno visto vincerne due e perderne una, forse la sconfitta più bella, anzi senza, come dice forse, la sconfitta più bella di sempre. Come ha detto poi dopo quel no, derby più bello che l'ultimo mia. Che abbiamo perso, vedi? Sicuramente più di quello di ieri, però sì, diciamo, cioè, bisogna prendere queste energie positive per sfruttarle, chiudere al meglio la stagione, meglio, assolutamente è un traguardo che penso la squadra e Inzaghi meriterebbero troppo. In questo momento si vede addirittura d'arrivo e bisogna raggiungerla al più presto, perché il campionato è stato veramente, veramente fantastico. Allora, noi non siamo abituati a rimanere 9 anni e più senza trofei, quindi dobbiamo tornare comunque ad alzare un trofeo. Vabbè, ne sono passati soltanto 4. Poi l'ultimo trofeo qual è stato? No,
che abbiamo conquistato noi, no? Ah, sì, 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 ok. Ma che dai, te pensi che non me lo ricordavo, Antonio? No, stavo andando ancora più a ritroso, no. Prima ancora. C'è no? una nostra, ovvio. C'è la nostra fans razziale che dice che se vince la Coppa Italia si tuffa nuda al fontanone di Velletri. Quindi penso che sia un invito dopo la, la partita della Lazio, sperando di alzare il trofeo dai. Tutti a Velletri, perché Donatella ci saremo. Dobbiamo arrivare però al tempo di... arrivare a Velletri e dobbiamo avvisare Inzaghi di questa cosa, perché sarà un motivo per alzare il trofeo in più. Bene, allora leggiamo questo tabellino che hai preparato, tu per entrare nell'argomento finale di puntata, Antonio, che appunto è questa corsa all'Europa League che sembra sempre più alla portata della Lazio di mister Inzaghi. E quindi Lazio e Atalanta ormai sono ben avviate, e come ho detto la Lazio ma anche l'Atalanta potrebbero certificare già nella prossima giornata l'accesso all'Europa League e addirittura diretto, qualora comunque le milanesi non dovessero vincere. Allora leggiamo la classifica: Juventus 84, 75, Napoli 74, Lazio 67, Atalanta 64, Milan 59, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 49, Sampdoria 46, Udinese 43, Cagliari, Chievo, Verona 41, Sassuolo 39, Bologna 38, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 25, Palermo 19, Pescara 14, già retrocesso. Quindi manco quel mentore di Zeman è riuscito un po' a ripristinare un po' il Pescara, ma era comunque una situazione abbastanza difficile. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, corsa per l'Europa League, quindi partiamo dalla Lazio che è la prima fra questo gruppo di squadre che è in lotta per questa qualificazione. La Lazio 67 punti, la 3 punti di vantaggio sull'Atalanta che ne ha 64, Milan 59. Quindi ricordiamo che i posti disponibili per andare in Europa League sono 3. L'Italia 3, la Federazione Italiana ha 3 posti per di squadre che possono accedere all'Europa League della stagione successiva. 2 che in questo momento sono dirette, che sono in questo momento di Lazio e Atalanta, con rispettivamente 67 e 64 punti, più la terza squadra che può accedere è quella che vince la Coppa Italia. Quindi in questo caso le due finaliste sono Juventus e Lazio, e quindi eventualmente se la Lazio vincesse la Coppa Italia accederebbe direttamente in Europa League da questa manifestazione nazionale, e allora si libererebbe lo scenario di un altro posto in più in classifica, quindi in questo caso il sesto. No, ma il sesto in base alla classifica attuale con Lazio, Juventus praticamente, la Juventus sicuramente, la Lazio quasi diciamo aritmeticamente in Europa, libera comunque il sesto posto a prescindere poi da come va la finale, che in questo momento è occupato dal Milan a 59. Quindi l'Inter è la squadra che in questo momento è fuori dai giochi, è a detta sua del suo mister ancora ci spera, ancora ci crede. Però quindi la Lazio se qualora avesse un crollo disumano, cosa che noi ci auguriamo e noi ci aspettiamo, la Lazio per stare fuori dall'Europa chiaramente dovrebbe 9 punti di vantaggio, undici punti di vantaggio sull'ultimo posto disponibile, sulle ultime 12 punti a disposizione, diciamo manca un pallette, solo la matematica per un pareggio, poi diciamo il distacco dall'Inter. La cosa che mi fa più piacere è che io 2-3 settimane fa dissi che secondo me la Lazio per arrivare in Europa League, quando era a 60 punti, dicevo che gli bastavano dai 67 ai 70, ecco appunto. Quindi la Lazio già è a 67, adesso manca solo la matematica, ma praticamente è in Europa League. Però la cosa che ci preme maggiormente chiaramente è che bisogna arrivarci a questa competizione innanzitutto
evitando il turno preliminare, perché come abbiamo visto quest'anno con il Sassuolo, è vero che comunque sono tutte squadre alla portata, però iniziare la stagione a metà luglio porta eventualmente poi dover giocare anche una Supercoppa poi ad agosto, quindi continui, troveresti ad agosto già giocato 3 partite, quindi probabilmente partire agli inizi di luglio, ma poi dopo una stagione del genere, diciamo, sarebbe veramente quasi come un passo indietro non andare direttamente in Europa League. No, ma sarebbe poi comunque sia difficile da gestire, perché comunque